bentornati in un nuovo video e benvenuti a tutti i miei nuovi iscritti. Il video di oggi sarà un video haul di prodotti e di articoli che ho acquistato per la casa, sia di, per la pulizia o comunque detersivi eccetera, sia le cosine. In realtà sono solo due cose che ho acquistato da casa e da Maison du Monde. Ecco qua. E vi inserirò all'interno anche una degli acquisti che ho fatto da Mani di Fata, che è un negozio che vende tutte le cosine per fare per le agende, eccetera. Partiamo subito. Forse direi di iniziare direttamente da quello. Allora, ho preso delle cose che mi tornavano utili appunto per poter decorare le agende. Allora, intanto ho preso questa colla qui, fatta così, della marca Prima, colla liquida per carta, cartoncino, applicazioni artistiche, quella con l'applicatore in feltro. Poi ho preso dei nastri di come si dice, di carta di nastro, di quelli biadesivi. Ho preso sia la misura sottile che la misura un po' più spessa, come potete vedere, e poi ho preso questi qui che sono quelli un pochino più gommati, un pochino più rialzati, quindi ho voluto prendere questo qui. Poi ho preso, questo in realtà l'ho comprato dai cinesi e l'ho inserito insieme a questi, ho preso questi pennarelli permanenti, quindi dei classici pennarelli indelebili con la doppia punta, il doppio tratto. Sono neri, sono due all'interno e mi servono per questo, li ho presi perché i miei si stavano scaricando. E poi ho preso due di questi qua, che sono due stickers, due confezioni di stickers, una pagata in offerta a 4,70€, l'altra 8,50€, e sono questi qui. Questi sono di ID Swap, con all'interno gli appuntamenti, la sveglia, i soldi, quindi sono quelli, come si dice, sono gli stickers appunto che si applicano per ricordarsi le varie cose. E poi ho preso questi di 7paper, che sono appunto di carta, e sono questi adesivi qui pagati in offerta. Poi direi di passare subito alle cose che ho acquistato appunto per la detersione della casa. Vabbè, intanto ho preso due pacchi di salva slip, dei salva slip Carefree, che mi servivano appunto, quindi li ho presi. Poi ho preso sempre per me, scusate la borsa non la tiro su perché è veramente veramente pesantissima, ho preso due dentifrici, e questo qui è quello che vi ho fatto vedere nel video dei terminati, l'ho riacquistato perché è un ottimo prodotto, un ottimo dentifricio, è quello blu, quindi fa sbianca alla vista proprio i denti. Ho preso questo e ho preso un classico White Now di Mentadent, clinicamente testato, denti più bianchi da subito, quindi non vedo l'ora di provare anche questo, non l'avevo mai provato appunto se non questo Gold che avevo già utilizzato in passato. Poi ho preso, allora, questo spray qui, mangiapolvere, di Emulsio. Ecco qui, è naturale, senza allergeni, senza nickel, con ingredienti di origine naturale, completamente biodegradabile. No gas, elimina la polvere, causa di allergie. Quindi questo si spruzza a distanza sul panno o sul... io in realtà sul panno, perché ho provato, l'avevo già provato perché lo aveva mia mamma, e sullo Swiffer in realtà fa paciugo, invece sul panno, quello sui panni, quelli diciamo per catturare la polvere, funziona molto bene, quindi l'ho voluto prendere per me. Poi ho preso, visto che erano in offerta, i Lenor, e ho preso la versione grande perché non mi bastava quella piccola, quindi
c'erano in offerta questi qui e ho voluto appunto prenderli. E hanno 42 lavaggi, mi pare di averli pagati 1,73 euro l'uno, anche se la cosa che mi lascia molto molto perplessa è il fatto che hanno già 4 dita in meno di prodotto, cioè è già, sembra già utilizzato, in realtà no. Quindi questa cosa qua mi lascia dei dubbi, però pazienza, l'ho voluti prendere lo stesso. Ne ho presi uno così, uno classico, si chiama Risveglio Primaverile, questo mio solito classico che si chiama Gelsomino Scarlatto, poi ne ho voluto prendere un altro Gelsomino Scarlatto che è qui, e quest'altro qui invece è Fascino Floreale, sempre grandi. Ho preso poi due confezioni di Mastro Lindo Bagno che avevo terminato, non erano in offerta, le ho pagate 1,55 euro, però li ho voluti prendere appunto per non rimanere senza, ero rimasta veramente senza una goccia, quindi ne ho presi due per averli di scorta. Poi ho preso questo prodotto qui che si chiama Mr. Magic, quindi della marca Mr. Magic, lavafrigo e microonde, sgrassatore igienizzante con aceto naturale. Previene cattivi odori, non richiede risciacquo. È questo prodotto qui. Non vedo l'ora di provarlo, sinceramente, perché comunque adesso ho da pulire tutto il frigo. E quindi ho detto sì che sì, potevo utilizzare tranquillamente l'aceto. Però visto che c'è questo prodotto, volevo provarlo. L'ho pagato 2 euro e qualcosa, e anche questo lo proverò. Poi, sempre per la casa, ho preso due deodoranti della marca Ama Hogar, questa qui, dei deodoranti così, e questi qua in particolare sono al cocco, due in uno, neutralizza gli odori e profuma. Questi qui basta staccare, diciamo, la pellicolina e metterli appoggiati, e ovviamente fa un sacco profumo. Li ho presi al cocco, anche stando chiusi, questi qui sono buonissimi. Uno sicuramente lo utilizzerò in bagno, lo vorrei mettere in bagno al posto del deodorante che tanto è finito, quello che compro solitamente da risparmio casa, e voglio provare questo qua perché se effettivamente profuma, in più sa di cocco, che sapete che è una profumazione, i frutti esotici sapete che mi piacciono tantissimo, quindi se fosse così, se effettivamente fosse un buon profumo come si sente già, è ottimo. Poi, sempre deodoranti per l'ambiente, ho preso questi qui di AD Trend, ecco qua, ai frutti di bosco. Sono profumatori per ambiente che in realtà si aprono anche questi, si toglie la plastichina e si appendono all'interno degli armadi. Li ho presi perché comunque mi piaceva molto la fragranza dei frutti di bosco, quindi li appenderò in diversi armadi, appunto li metterò in diverse ante degli armadi. Poi per me invece ho preso, e questo penso che si sia aperto dentro al sacchetto, di Cleo, della marca Cleo Vitamins, ho preso il Dolce Schiuma, il profumo esotico di maracuja. Ha una fragranza buonissima, è veramente veramente fantastico. Anche questo sicuramente, se è come gli altri, lascerà sicuramente la pelle bella bella profumata, è dolcissimo, ha un profumo veramente ottimo, e questo all'interno ha la vitamina B, quindi lo proverò e vi farò sapere. Poi, sempre per me, ho voluto prendere questi tre prodotti qui, che sono tre bagnoschiuma, togliamo il sacchetto, tre bagnoschiuma della marca Naturalium, senza parabeni, coloranti, siliconi e basta. Sono doccia schiuma, e questo qua in particolare è al mango, che sapete che io adoro. La fragranza di questo bagnoschiuma è spettacolare, cioè se rimane anche così sulla pelle è ottimo, quindi ho voluto prendere questo qui al mango. Poi ho preso quello al cocco della stessa marca, e della stessa linea ho voluto prendere il melone. Se vi dico, rimangono effettivamente profumati così anche sulla pelle,
li comprerò sempre lì, perché lo sapete che adoro appunto tutte le fragranze così fruttate, di frutta esotica, eccetera, quindi ottimo, ottimo acquisto. Poi sono stata da Maison du Monde e da casa. Ho acquistato qualche prodottino per la casa, appunto. Allora, in particolare ho preso questo, in realtà l'ho preso dal cinesino sotto casa mia, perché vi farò vedere dove andrà messo. Allora, ho preso questo fiore qui, un fiore di loto, che ha sopra questo LED qui che si illumina, e questi praticamente sono quelli che si fanno galleggiare sull'acqua. Non lo so, li metto in un contenitore, e siccome li ho visti già da qualche parte fatti così, comunque ci sono questi contenitori di acqua con all'interno sopra questi fiori che galleggiano, l'ho voluto prendere. Quindi ho preso questo fiore qui, pagato 85 centesimi, e appunto da casa ho preso il contenitore, questo piatto qui, vedete? Questo piatto qui, dove praticamente sopra metterò il fiore galleggiante. L'ho pagato 9,90 euro, vediamo se riesco a farvelo vedere, spero, senza farlo cadere. Eccolo qua. Eccolo qua. Sopra, dentro ovviamente metterò dell'acqua, all'interno volevo mettere anche sinceramente qualche pietra o qualche cosa di colorato, e poi appunto sopra il fiore che va a galleggiare. Ora vedo se in realtà, no, ce ne sta uno solo, e quindi non vedo l'ora anche questo di poterlo mettere fuori. Sempre da casa ho preso, che ho visto, queste salviettine qui, che sono dei classici tovaglioli, però sono quelli piccolini, e questi qua in particolare hanno tutte le ananas colorate, sono fantastiche, sono 20 tovagliolini, e anche questo non vedo l'ora di utilizzarlo. Poi da casa sempre ho preso questo qui, questi due cosini qui con gli unicorni sopra, sperando di non cadere nulla. Questi due contenitori qui, che in realtà all'interno li ho comprati specialmente per metterci dentro gli auricolari del telefono nella borsa, e sono carinissimi perché appunto hanno sopra gli unicorni. Ne ho preso uno per me e uno gliel'ho voluto prendere a mia sorella. Poi sono stata da Maison du Monde, dove ho preso, allora, intanto questi qui che ho pagato 3,99 euro, e sono le clip, praticamente le graffette da mettere nell'agenda, e queste qui sono tutte dorate con le ananas, eccetera, sono carinissimi, quindi ho voluto prenderle. Poi ho preso delle tovagliette, perché quelle tovagliette americane, insomma quelle di plastica, perché alcune delle mie si erano rovinate, che avevo comprato comunque 4-5 anni fa da, come si dice, sempre da Maison du Monde, e ne ho volute prendere altre. Allora, in particolare ho preso questa qui di Parigi, perché comunque, come potete, cioè come saprete, forse non ve l'ho mai detto, ho praticamente la casa divisa in sezioni, quindi la sala riguarda tutta Londra, la cucina tutta Parigi, poi ho qui praticamente, come potete vedere, la stanza da letto ha tutto riguardante il Giappone, i fiori, i cinesini, eccetera, e quindi la cucina appunto ha tutto a tema Parigi, e ho voluto prendere le tovagliette fatte così, ne ho prese due, le ho pagate 1,39 euro l'una, eccole qua, tutte e due. E poi ne ho volute prendere un altro modello, che è questo qui, che a mio avviso è molto molto bella, con scritto breakfast, tea, special coffee, eccetera.
Quindi ne ho prese due nere, non ne ho mai avute nere e mi piacevano tantissimo, soprattutto anche per postare le foto su Instagram, è molto molto bello come sfondo, quindi le ho volute prendere, anche queste pagate 1,39 euro l'una. E come ultima cosa, anzi come ultime due cose, ho preso intanto questi di nuovo, questi fazzolettini che sono i classici tovagliolini, li ho pagati 1,99 euro, e questi qua sono con il cupcake, sono veramente bellissime. Poi la cosa particolare è che hanno questa parte sotto e questa parte laterale praticamente fatta tutta con i contorni tagliuzzati così che sembra pizzo, è molto molto bella. E come ultima cosa ho preso questo piatto qua, che è un piattino bianco, un vassoietto piccolino con scritto Lovely Cactus, che è questo qui, fantastico, che ho deciso di acquistare per metterlo in ingresso, appunto per poggiare, in realtà ne ho già un altro, che è una forma di, era una bomboniera mi pare, a forma di conchiglia, molto bella, è una cosa molto molto particolare, soltanto che non è che mi piaccia molto con appunto l'arredamento che c'è in ingresso, perché le pareti dell'ingresso sono verdine eccetera, quindi ho voluto prendere questo che sicuramente metterò sopra l'ingresso per poterci mettere le caramelline, perché c'era qualche caramellina all'interno di questa conchiglia, e quindi metterò qualche caramellina qui, e poi questo praticamente come se fosse uno svuotatasche. In realtà uno svuotatasche ce l'ho sul mio mobile, sulla mia postazione trucco, e il fidanzato anche ce l'ha sul suo comodino, quindi in realtà questo non servirebbe come appoggia anelli piuttosto che, quindi lo metterò in ingresso solo per metterci all'interno qualche caramellina, comunque sopra qualche caramellina da tenere lì davanti. Quindi questa qua l'ho pagato 4,99 euro, quindi fantastico anche questo, non vedo l'ora di metterlo. E niente, io come al solito vi mando un bacione enorme, ci vediamo al prossimo video, ciao.